Lanciani, assessore al porto del comune di Livorno. In questi giorni ha avuto un incontro con l'ambasciatore del Taiwan arrivato proprio in città e insieme a lui avete parlato di possibili e futuri collegamenti con Taiwan. Sì, ieri grazie, devo ringraziare l'associazione Sperimar che mi ha invitato a questo incontro nel segno di una collaborazione tra istituzioni e associazione di categoria di grande importanza sul territorio, quella che rappresenta gli spedizionieri. È stato un piacere parlare con l'ambasciatore di Taiwan perché è stato possibile da parte mia presentargli un po' la città di Livorno, la città porto di Livorno, il momento che stiamo vivendo, un momento di grande interesse, diciamo, per la città di porto, legata anche a diciamo, le recenti disposizioni che provengono dal Ministero sulla realizzazione della DARS in Europa, sul commissariamento della DARS in Europa, ma anche sui fondi messi a disposizione, i recovery fund, insomma, li ho messo in evidenza come la città porto di Livorno è una città che sta evolvendo, che sta, diciamo, muovendosi verso un futuro di maggiore competitività come sistema città porto. Da questo, essendo Taiwan un paese per cui l'export italiano è di grande importanza perché ha un valore di 3 milioni di dollari, abbiamo un po' analizzato quali sono, diciamo, gli elementi di export di interesse per l'Italia, quali sono le importazioni maggiori per Taiwan, quindi prodotti alimentari, farmaceutici, macchinari, e per quanto riguarda la città di Livorno abbiamo instaurato la volontà, abbiamo deciso, diciamo, insieme la volontà di favorire degli scambi tra città portuali di Livorno e città portuali principali di Taiwan per lavorare insieme anche all'associazione di categoria, insieme alla comunità portuale, sia sugli aspetti più legati all'export e alla logistica, ma anche su aspetti che riguardano la città in senso più particolare, come progetti di smart city e progetti anche di riduzione e miglioramento delle emissioni provenienti dalle navi, perché in questi due contesti Taiwan è molto avanti, quindi sicuramente è, come dire, un interlocutore privilegiato per il comune di Livorno, che sta avviando insieme alle istituzioni portuali già progetti volti al miglioramento, diciamo, della qualità dell'aria legata, diciamo, alle emissioni navali. Quindi è un'occasione di scambio che ritengo molto interessante, tanto che ho deciso di invitare un rappresentante, questo l'ambasciatore si è dimostrato molto disponibile, di una città di porto di Taiwan all'evento internazionale che si terrà a Livorno sulle città di porto ottobre, per raccontare proprio l'esperienza di Taiwan in questo senso. Quindi questa, diciamo, possiamo dire la prima cosa concreta è l'invito proprio qui a Livorno? Sì, la prima cosa concreta è questa, ma devo dire che l'ambasciatore, io sono rimasta molto contenta da questo incontro, è una persona molto intelligente e pragmatica che ha chiesto proprio di continuare una collaborazione, di avviare un percorso di scambio su queste tematiche, si è reso disponibile già da subito ad avviare progetti congiunti, quindi ha invitato, anche ci ha anche invitato ad andare a Taiwan, quindi direi che è stato un incontro veramente proficuo. Quindi Livorno ha tanto da guadagnare in questa possibile futura collaborazione? Ma io direi proprio di sì. Fra l'altro, voglio dire, Taiwan è un paese che ha un Presidente della Repubblica donna, da donna, fatemelo dire, è uno dei paesi che ha, diciamo, saputo con eccellenza gestire anche il Covid, tanto che è Covid-free. Quindi io direi che sul piano sul piano dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, sul piano dell'innovazione e sul piano anche delle politiche portuali e logistica, è un interlocutore privilegiato, anche per capire, visto che abbiamo pochissimi collegamenti con l'Asia, anzi non li abbiamo, sono confide, in che modo possiamo anche migliorare, diciamo, questi rapporti, per sperare nel futuro con le nuove infrastrutture di riattivare questo tipo di network, insomma, anche dal punto di vista logistico. Benissimo, assessore, la ringrazio, se ci sarà qualche sviluppo la contatteremo, ci farà sapere. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci.